Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Agosto è iniziato da pochissimi giorni e quindi noi parliamo di libri, perché anche nel mese di agosto ci sono le novità editoriali. Quindi andiamo a vedere insieme alcuni dei libri che potremo trovare in libreria in questo mese. Il primo libro è Quello che ti dirò di Albert Espinosa. Forse conoscete già quest'autore perché è diventato famosissimo con il suo libro Braccialetti Rossi, dal quale poi è stata tratta anche la serie televisiva. Adesso ha scritto un altro libro che è appunto Quello che ti dirò e racconta la storia di Izan, che è un uomo di 40 anni, sordo, che ha da sempre un rapporto molto contrastato e complicato con il padre, il quale lo ha sempre ignorato e comunque non se n'è mai occupato troppo. Pensava soltanto al suo lavoro, che è quello di cercare bambini scomparsi, e anche adesso che è anziano e malato vuole dedicarsi al suo ultimo caso, che è quello di una bambina scomparsa. Il figlio deciderà di aiutarlo e di andare con lui. Arriveranno sul luogo e scopriranno che ci sono delle verità che in qualche modo non tornano, quindi cominceranno ad indagare insieme e Izan dovrà mettere in discussione tutto il suo passato, perché verranno fuori degli elementi alquanto misteriosi e alquanto inquietanti che appunto lo costringeranno a rivedere parecchie cose. Questa è la trama a grandi linee, credo che sia un libro con elementi di profondità e con elementi di thriller, perché comunque c'è un mistero, ma c'è anche questo rapporto difficile e contrastato tra padre e figlio, un padre ormai anziano e malato e quindi comunque anche un aspetto, diciamo, sentimentale e affettivo del libro. Quindi, insomma, vedremo se lo leggerò come sarà questo libro. Poi andiamo avanti con il secondo, che è Una coppia pericolosa di James Patterson. Questo è un thriller molto movimentato. Siamo ai Caraibi, in un resort di lusso pieno di turisti, e questo sogno di rilassarsi in spiaggia comincia piano piano a diventare un incubo, perché cominciano a esserci degli omicidi e delle aggressioni misteriose e sempre più frequenti. In questo resort si trova anche un ex marine che era andato lì proprio per rilassarsi, ma che decide di dedicarsi al caso e di indagare. Scopre che tutti questi omicidi e queste aggressioni vengono svolti, diciamo, per mano di una coppia apparentemente normale e apparentemente innocente. Quindi bisogna scoprire perché lo fanno, se sono aggressioni e omicidi su commissione e che cosa si nasconde dietro a questi atti così violenti e dietro appunto al mistero di questa coppia che va in giro ad uccidere i turisti. Quindi vedremo anche qua cosa succederà e perché ci sono questi omicidi. Andiamo avanti, Non ditelo allo sposo di Anna Bell. Questo è un libro decisamente più leggero, dai toni molto ironici e divertenti, perché è una donna che vuole organizzare il suo matrimonio fin nei minimi dettagli. Fin da bambina si è sempre programmata questa festa, ha già deciso praticamente tutto quello che vuole, però nel momento in cui arriva la concretezza di organizzare davvero questo matrimonio si rende conto che non ha un soldo. Lei decide però imperterrita di andare avanti nell'organizzazione del matrimonio esattamente così come lo voleva lei e quindi decide appunto di organizzarselo in tempi record, soprattutto senza soldi, ma soprattutto senza dirlo al fidanzato. Credo che sia un libro molto leggero, molto soft, dai toni molto molto ironici. Torniamo invece a qualcosa di più misterioso, che è La Cattedrale del Mistero di Nuria Esponella. Questo è un libro ambientato nella Spagna del 1161. Durante la costruzione di una cattedrale vengono rubate delle reliquie di San Pietro custodite nella cripta. Però in realtà non si tratta solo di un furto, ma si tratta di qualcosa di più, perché queste reliquie nascondono un segreto del quale solo l'abate è a conoscenza. Quindi lotte, potere, intrighi e tradimenti sono i protagonisti di questo libro. Il prossimo che vi propongo è Un amore di cupcake. Questo secondo me è proprio un libro estivo perché è una storia d'amore. La storia di una donna che lavora in un ristorante, il suo datore di lavoro pensa solo ed esclusivamente alla sua trasmissione televisiva, quindi la trascura e trascura il suo lavoro, e lei decide di trasferirsi e di tornare nella sua terra natale, dove
vuole aprire una pasticceria di cupcake perché quello è sempre stato il suo sogno, aprire questa piccola pasticceria e creare un luogo dolce, romantico, caldo, dove accogliere le persone con immenso affetto. Si trasferisce, apre questa piccola pasticceria, va tutto bene, ha grande successo, finché il suo ex datore di lavoro decide di girare una delle sue trasmissioni proprio sulla sua pasticceria. Lei ovviamente si agita e si emoziona e scopre che questa emozione nasconde qualcosa di più e comincia a chiedersi se forse proprio il suo ex datore di lavoro non custodisca l'ingrediente segreto che potrà finalmente renderla felice e appagata al 100%. Quindi questa mi sembra proprio una storia d'amore adatta per l'estate. E l'ultimo libro che vi propongo è Una casa perfetta di Ben Winters. Una coppia, Susan e Alex, trovano finalmente la casa perfetta, luminosa, spaziosa, nel centro di Brooklyn, economica e sono veramente contentissimi. Cominciano la loro nuova vita in questa casa, ma ad un certo punto questo loro sogno diventa un incubo perché lei si accorge che il letto è letteralmente invaso dalle cimici. La cosa super inquietante è che lei è l'unica a vederle, quindi comincia a chiedersi che cosa le stia succedendo e che cosa si nasconde dietro a tutto questo. Quindi vedremo se è un thriller psicologico o se comunque c'è qualcosa di misterioso e paranormale. Io non lo so, però questo è uno di quei libri che potrebbe sicuramente attrarre la mia attenzione. Questi sono alcuni dei libri che potremo trovare in libreria nel mese di agosto. Fatemi sapere nei commenti se avete intenzione di leggere qualcosa di questi libri o se ne avete altri, diciamo, in lista. Io vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.